Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica perché a distanza di 2 anni gli amministratori dei comuni della provincia di Pescara sono stati chiamati a rinnovare il consiglio provinciale. Il presidente Ottavio De Martinis conferma l'intenzione di proseguire nel percorso di crescita intrapreso dall'ente. I particolari nel servizio di Stefano Recanati. Il centrodestra fa la voce grossa alle elezioni di secondo livello per quanto riguarda il rinnovo del consiglio provinciale di Pescara. 8 i consiglieri eletti, mentre il centrosinistra si ferma a 4 consiglieri. A distanza di 2 anni, come previsto, c'è appunto la votazione che rinnoverà il consiglio provinciale. Io sono certo che coloro che siederanno in consiglio provinciale intanto continueranno con me un percorso di crescita del territorio e daranno tutto quello che occorre. Insomma, ai cittadini e alla nostra provincia. C'è qualche cambiamento, certo. Quello che auspico intanto è che appunto tutti coloro che siederanno nel Consiglio provinciale facciano quello che hanno fatto coloro che per 2 anni hanno lavorato con me, cioè lavorino costantemente per la provincia e diano il loro meglio. Attenzione massima è alle scuole e alla viabilità, che sono i 2 punti di controllo della provincia di Pescara. Sì, sono i 2 settori che la mortificazione del Rio ha lasciato in eredità all'ente provincia e devo dire che in questi 2 anni tanto si è fatto, ma davvero tanto. Abbiamo anche in programma degli interventi sia per quello che riguarda la viabilità che quello che riguarda le scuole e comunque tutti insieme, appunto come dicevo, faremo del nostro meglio per. La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato una carrozzeria abusiva a Montesilvano e ha denunciato il titolare per reati ambientali, Andrea Costantini. Le fiamme gialle del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara hanno individuato a Montesilvano un fabbricato rurale dove da parecchio tempo si registrava un sospetto via vai di svariate autovetture. Le indagini svolte hanno consentito di scoprire che il locale era attrezzato e adibito abusivamente a carrozzeria e che il responsabile utilizzava manodopera completamente in nero. Sono scattate le sanzioni amministrative e il sequestro della carrozzeria. Peraltro, una volta all'interno, i finanzieri hanno riscontrato che una superficie di circa 1.000 metri quadrati adiacente alla carrozzeria era interamente ricoperta di rifiuti speciali pericolosi. All'interno sono stati rinvenuti una cinquantina di automezzi fuoriuso, targati e non, in evidente stato di abbandono. Il responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria per reati ambientali. Il servizio svolto dalle Fiamme Gialle a contrasto della cosiddetta criminalità economica, oltre a determinare la chiusura dell'attività abusiva, salvaguardando in tal modo gli operatori economici onesti, i cittadini e i lavoratori, consentirà la successiva rimozione dei rifiuti, preservando in tal modo il già fragile equilibrio della zona fluviale. Ci avviciniamo alle festività natalizie, servizi di controllo del territorio rafforzati. La prefettura di Pescara al lavoro per regalare a tutti un Natale sicuro. Paolo Renzetti. Il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, ha predisposto servizi di controllo straordinari del territorio per i giorni delle festività natalizie al fine di garantire vacanze serene per i cittadini di Pescara e dell'intera provincia. Abbiamo pianificato insieme, poi gli aspetti tecnici verranno definiti nei tavoli tecnici del questore, però abbiamo fatto una valutazione a livello provinciale, con attenzione anche alla città di Pescara, proprio per garantire quelli che sono i profili e la percezione di sicurezza dei cittadini. Un occhio di riguardo sulla città capoluogo, ma anche sulla provincia. Assolutamente, la città capoluogo è una città molto attrattiva, molto dinamica, quindi ci saranno presenze consistenti per le festività e quindi insieme anche al sindaco e al presidente della provincia abbiamo pianificato diverse misure. L'attenzione nell'interno è soprattutto finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Soprattutto ho incontrato diversi comuni della provincia, assicurando anche in quel caso la massima disponibilità e attenzione delle forze dell'ordine. Ai cittadini la massima collaborazione con le forze dell'ordine, qualsiasi, diciamo, situazione di pericolo o che può determinare percezione di insicurezza, segnalate subito alle forze dell'ordine e vi garantiamo assolutamente una risposta in questo senso. Cambiamo argomento adesso, mattinata dedicata alla riflessione sull'importanza degli screening oncologici all'Università d'Annunzio a Chieti. La medicina preventiva e la condivisione
dei percorsi organizzati per individuare precocemente l'insorgere delle patologie. La prevenzione rappresenta una delle armi più efficaci per combattere le malattie oncologiche ed è per questo che il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha promosso a Chieti, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi d'Annunzio, il convegno dal titolo Gli screening oncologici organizzati ci salvano la vita. Una mattinata di riflessione sull'importanza della medicina preventiva in campo oncologico e di condivisione dei percorsi organizzati di screening, in linea con quanto indicato nel Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, che si prefigge l'obiettivo di migliorare l'estensione dei programmi alla popolazione interessata, aumentandone i livelli di copertura e di adesione, al fine di indirizzare la prevenzione individuale spontanea verso percorsi organizzati e garantire equità di accesso alle prestazioni. Lo screening è fondamentale perché riduce la patologia complessa e quindi evita la possibilità di prendere patologie importanti come purtroppo accade spesso il tumore, che è una delle prime cause di morte a livello nazionale. Fare uno screening non solo ti dà la possibilità di avere una diagnosi precoce e quindi intervenire tempestivamente, ma voglio aggiungere anche che porta a una riduzione di quello che è un costo sanitario e anche un costo socio-economico. La nostra regione, che si colloca tra le regioni del sud, e diciamo a livello della media come risposta per quanto riguarda lo screening del colon retto, purtroppo siamo ancora al di sotto, quindi è importante questa campagna di sensibilizzazione e questa campagna che porta una conoscenza su tutto il territorio. Gli screening oncologici sono esami sicuri, affidabili e attendibili, in grado di individuare precocemente l'insorgere della patologia, permettendo così di intervenire tempestivamente per ridurre il rischio di mortalità. E il sostegno dell'ateneo può essere un fattore determinante. È un ruolo fondamentale perché lo screening moderno adesso si basa su tecnologie molto avanzate che devono essere portate avanti in centri attrezzati. L'università ha la capacità di portare avanti screening di massa e di gestire anche tutto il follow up dei pazienti che vengono identificati. Quindi diciamo che si passa a un secondo livello di screening, da quello che viene portato avanti da anni in maniera comunque molto virtuosa a livello delle strutture periferiche, si passerà anche all'intervento di tecniche più sofisticate, di pertinenza più universitaria, per degli screening più personalizzati nell'ambito dell'applicazione della medicina di precisione. Firmata questa mattina a Teramo la collaborazione tra Fondazione Tercas e COPE per aiutare gli enti del terzo settore ad intercettare finanziamenti utili per le loro attività. Ania Cantagalli. Un rapporto di collaborazione COPE e Fondazione Tercas, perché? Beh, Fondazione sceglie COPE per la progettazione, per la cooperazione territoriale, per rafforzare il partenariato, la partecipazione di bandi, alla formazione per tutti i soggetti che operano nel mondo della cultura, del terzo settore, per partecipare e competere a livello nazionale e europeo sui bandi che sono in uscita dalla nuova programmazione europea, ma anche sui bandi ordinari. È una sfida importante, noi siamo molto onorati che Fondazione Tercas abbia scelto Consorzio.Europa e in qualche modo si completa un progetto regionale di Consorzio.Europa, che è quello di essere al fianco delle fondazioni bancarie. Noi siamo già stati scelti da Fondazione Carispac all'Aquila e da Fondazione Pescara Abruzzo a Pescara, e quindi si completa questo discorso regionale in cui tre fondazioni bancarie abruzzesi, le più importanti, scelgono Consorzio.Europa. Siamo davvero molto onorati di questo passaggio. Una collaborazione che nella nostra visione deve intervenire sulle esigenze strutturali degli enti del terzo settore. La progettazione per bandi infatti spesso rischia di dare risposte ai bisogni emergenti, potremmo definirle le urgenze del territorio, ma non riesce a intervenire su quelle che sono le organizzazioni degli enti, le competenze, le strutture, i luoghi. Ecco, speriamo che attraverso la partecipazione ai bandi europei possano anche le associazioni più piccole accedere a queste forme di finanziamento che ad oggi rappresentano per loro talvolta una chimera. Torniamo a Pescara adesso. Numerosi furbetti dei parcheggi a pagamento. Per questo motivo il Comune ha deciso di intensificare i controlli. Ci saranno nuove assunzioni e più telecamere.
Con una delibera il Comune di Pescara, l'assessore Luigi Albo Remascia, ha concesso 200.000 euro a Pescara Multiservice per affrontare quella che è una problematica. Parliamo dei parcheggi a pagamento, a volte qualche furbetto ci prova e riesce ad uscire senza pagare il posteggio. Già dallo scorso anno come società abbiamo posto in essere delle operazioni, quale ad esempio in modo importante, che è anche un orgoglio nostro, quello della stabilizzazione di 28 ausiliari della sosta. E ripeto, ausiliari della sosta perché abbiamo tutte le figure del nostro organico che si occupano di parcheggi hanno la possibilità, ecco, di irrogare eventualmente sanzioni, quindi anche per qualificare il nostro personale hanno questo tipo di qualifica che non è il mero parcheggiatore di una volta che eravamo abituati a vedere, quindi già questo è un primo passo verso i lavoratori. La città in questo modo viene presidiata dai nostri operatori su quelli che sono gli stalli blu, che sono quelli di nostra competenza, e quindi possiamo dire che abbiamo già iniziato un percorso che viene anche implementato da una serie di interventi riguardanti il miglioramento della segnaletica, piuttosto che anche uno svecchiamento dei parcometri esistenti in città, dando la possibilità agli utenti di pagare anche con il bancomat. Abbiamo avviato un percorso e lo stiamo portando avanti, oltre l'utilizzo delle app che sono quelle maggiormente utilizzate in Italia, possono essere fruite anche sul nostro territorio, e in questo modo togliamo anche qualsiasi scusa a coloro che in qualche modo accampavano scuse sulla vetustità del nostro parcometro e quant'altro. Sicuramente il 2024 sarà un anno di svolta, anche perché abbiamo posto in essere anche una serie di idee, sono sul tavolo relativamente all'area di risulta. Ovviamente qui il confronto con il socio, quindi il Comune di Pescara, l'assessorato e i dirigenti è costante, perché dobbiamo un attimo coordinarci con quello che è il cronoprogramma per i lavori che l'amministrazione dopo tanti anni finalmente ha avviato su quelle aree. Il liceo Masci di Chieti ha onorato il manager abruzzese Sergio Marchionne in occasione del galà per il centenario della scuola. Riconoscimenti anche in ricordo del matematico teatino Marco Di Natale. I riconoscimenti sono stati attribuiti a studenti che si sono congedati dalla scuola nell'anno 2022-2023 con il massimo dei voti. Al Teatro Marrucino si è svolta la prima edizione del premio Sergio Marchionne, organizzato dal Liceo Scientifico Filippo Masci di Chieti con il patrocinio della Regione Abruzzo. Il riconoscimento è stato attribuito a studenti che hanno concluso il percorso scolastico nell'anno 2022-2023 con il massimo dei voti, ovvero 100 e 100 e lode. La cerimonia di premiazione si è tenuta durante la serata dei gala per i 100 anni compiuti dalla scuola teatina fondata nel 1923. Al premio Marchionne è stato affiancato il premio Marco Di Natale in memoria del matematico di fama internazionale, docente all'Università Sant'Anna di Pisa ed ex studente del Masci, scomparso prematuramente un anno fa. Momenti di pregevole spettacolo sono stati offerti dal Masci Ensemble, l'orchestra composta dagli studenti del liceo. Alcuni ex alunni della scuola hanno recitato D'Annunzio ed un'ode dedicata al centenario. Sul palco anche la compagnia di studenti attori protagonista dello spettacolo teatrale Tutto inizia in un istante. Un annullo filatelico emesso nel foyer del teatro ha reso indelebile il momento celebrativo del Masci. Sono dei premi al merito scolastico che vogliono valorizzare le eccellenze nell'ambito degli esiti scolastici. È un'iniziativa che ha avuto il patrocinio della Regione e speriamo di poterla continuare nei successivi anni scolastici. Il liceo Masci continua, dopo i suoi primi 100 anni, si proietta verso i successivi anni scolastici con il trasferimento nella nuova sede presso la ex caserma Berardi in quello che noi chiamiamo il nuovo Masci. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie C. Domani sera alle 20:45 il Pescara sfida la Fermana per l'ultima di andata e per chiudere il 2023. Arbitro sarà Vergaro di Bari. Tra i biancazzurri confermate le assenze di Aloy e Accornero, oltre a quelle di Pellacani e Franchini. Oggi intanto è tornato a parlare Zderek Zeman, l'allenatore boemo era di buon umore e ha ringraziato i tanti che nei giorni scorsi si sono preoccupati per la sua salute.
Lo spavento è alle spalle e dopo essere tornato in campo a guidare il suo Pescara, Zdenek Zeman torna a parlare. L'occasione è presentare la gara di domani sera con la Fermana, ma è l'opportunità di ripercorrere gli ultimi giorni, dal malore al grande affetto ricevuto e che lo ha accompagnato al rientro. No, grazie, sto bene. Ho visto che ho fatto preoccupare tanti perché tanti mi hanno scritto e li ringrazio. Vado avanti, senza fumo si può stare, vediamo quanto mi dura. Quando sono entrato in ospedale ho fatto tutti gli esami erano buoni, giusti, e quindi non pensavo che era grave, e per ora sto bene. Io sono contento che ho sentito tanta gente che mi ha scritto, più che sentito, ho letto. Mezzo mondo mi ha scritto per farmi auguri di pronta guarigione. E come ha visto la squadra dalla televisione? Vabbè, io sono sempre critico, quindi devo continuare a essere critico. Non mi sono piaciute le due partite. Penso che anche la squadra ha risentito a mia assenza, ma non perché li faccio spaventare, ma perché si preoccupavano per la mia salute. Out a Cornero, Aloi, Franchini e Pellacani, davanti a Prizzari argiranno Brosco, Mesic e Milani, ballottaggio a destra tra Floriani, Mussolini e Pierno, in mezzo Squizzato e D'Agasso e uno tra De Marco e Tugnov, in avanti Cuppone con Merola e Cangiano, avversaria una Fermana, ultima ma in ripresa. È vero che Fermana è ultima in classifica, però queste sono le partite più difficili, nel senso che non richiamano la concentrazione necessaria di solito. Io vorrei che la squadra pensa che gioca con i primi in classifica, non con ultimi. Intanto prime attenzioni rivolte al mercato di gennaio. Le incognite principali riguardano il ruolo di regista e centravanti della squadra. Intervenire o no? Sul discorso di regista ne ho fatti tre, nel senso Aloi, D'Agasso e Squizzato. E quindi non ho problemi in quel ruolo. Discorso di attaccante, c'è Cuppone che si è riconquistato posto, perché io poi facevo giocare un po' Vergani, un po' Tomasini, e penso che con Tomasini può continuare. Anche perché Tomasini secondo me ha delle qualità che non ha fatto vedere ancora, ma spero che riesca. E ultimo turno invece oggi per il Pineto, ovviamente del 2023, Pineto che alle 18.30 affronta il Vannisan, la Torres, vice capolista del girone B di Lega Pro. Impegno difficile per la squadra di Daniele Amaulo, privo di Amadio e Teraschi, entrambi squalificati. La novità delle ultime ore, con il ritorno al 3-5-2, è la scelta probabile di Evangelisti nel ruolo di quinto a destra con Borsoi sul lato opposto. In difesa dovrebbero essere confermati Villa, De Santis e Ingrosso. In mezzo Lombardi da playmaker con Germinario e Baggi nella posizione di interni. Davanti Gambale in vantaggio su Chakir per affiancare Emilio Volpicelli. In casa sarda Greco avrà Ruocco alle spalle della coppia offensiva formata da Fischnaller e Scotto, in mezzo Giorico e Mastinu con Liviero e Zecca sulle corsie esterne. Torres che è reduce dal pareggio esterno per 1-1 nello scontro diretto con il Cesena dello scorso weekend. Come detto, fischio d'inizio alle ore 18.30, arbitra Costanza della sezione di Agrigento. Scendiamo in eccellenza adesso, ultima gara del 2023, dove si è giocata la prima di ritorno con la Città di Teramo che ha superato seccamente il Castelnuovo per 5-1, allungando in classifica a più 6 sul Giulianova. Il Città di Teramo saluta il 2023 con vittoria e allunga in classifica sul Giulianova. Il 5-1 del Bonolis sul Castelnuovo, ultima gara dell'anno e prima giornata di ritorno, vale infatti anche il più 6 sui giallorossi, fermati dalla Torrese.
torna Ferraioli tra i titolari dopo la giornata di squalifica. Unica variazione nel Diavolo rispetto alla vittoria contro il Cupello. Nel Castelnuovo impiegato dal primo minuto Santos da Silva, attaccante brasiliano tra gli ultimi arrivati. Gara subito molto viva, con il Castelnuovo che protesta dopo 8 minuti per l'annullamento del gol di D'Antonio per presunta posizione di fuorigioco. Esposito al quarto d'ora, alla prima chance sponda Diavolo dagli sviluppi di un angolo, con conclusione però debole. Il Teramo alza i ritmi e costruisce occasioni, ma anche la gara sale di agonismo. Sono già 4 gli ammoniti, infatti, dopo solo 25 minuti di gioco. Il Diavolo sciupa una buona chance con San Severino al 27esimo, che fa tutto bene fino al tiro. Bella la combinazione che la formazione di Pomante costruisce al 35esimo, con Cutilli che serve l'incursione di Esposito e conclusione di poco alta. Altra chance Teramo 3 minuti più tardi con Stefano De Giglio tra gli ex della sfida, che non trova la porta da posizione defilata. L'episodio a favore del Diavolo arriva al 40esimo, quando l'assistente richiama il direttore di gara sul contatto Esposito De Giglio, che vale il calcio di rigore. Il Castelnuovo protesta a lungo chiedendo spiegazioni al guardaline. Dos Santos spiazza il portiere e non sbaglia, portando avanti il Teramo. 3 minuti nella ripresa e Teramo perde Ferraioli per infortunio, con Van Zand che entra al suo posto e Cutilli dirottato accanto a Esposito. Il Diavolo concretizza il raddoppio all'ottavo. Nello sviluppo dell'azione, che vede anche Dos Santos finire a terra in aria, De Giglio continua a giocare e capitalizza il gol dell'ex, oltre che la 15esima marcatura in campionato. Il Teramo non ha però il tempo di esultare, perché il Castelnuovo si rimette subito in partita. D'Antonio segna ancora, questa volta dagli sviluppi di un calcio di punizione, portando il match sul 2-1. E Furlan al 26esimo a provare a mettere al sicuro la gara. Dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da De Giglio, il difensore tocca quanto basta per il 3-1 del Teramo. Ancora Castelnuovo però alla mezz'ora a rendersi pericoloso, ci pensa la traversa a dire di no a Valiente. De Roverdi vicini al gol anche al 37esimo con Giordano, che a 2 passi dalla porta non impatta la sfera. Altra chance per la squadra di Bellè al 42esimo, con D'Antonio che, servito in mezzo, indirizza centralmente impegnando Negro. Il match si chiude un minuto più tardi sull'asse De Giglio-Santirocco, con 4 gol per il Teramo siglato proprio dall'attaccante, a dare 3 punti ed allunga in classifica al Diavolo. Prima alla fine c'è gloria anche per Rey, che vale il 5-1 finale. Si chiude così una sfida a tratti più complicata di quello che il risultato finale racconti, con ben 10 ammoniti ed un espulso, Massarotti dalla panchina, al termine della gara. Il Diavolo tornerà in campo il 7 gennaio nella trasferta di Pontevomale. E Giulianova invece ha conosciuto la prima sconfitta stagionale in casa della Torrese, che si è imposta per 2-1, partita da dimenticare per la squadra di Alessandro Lucarelli. In un colpo solo il Giulianova perde l'imbattibilità e si stacca dalla vetta con il Teramo che si porta a più 6. L'ultima gara del 2023 è amarissima per i giallorossi, incappati in una giornata decisamente no e battuti da una Torrese rabberciata, ma che ha vinto con pieno merito, con una gara ordinata e concreta. Per l'occasione Lucarelli deve rinunciare a Marchionni e schiera Massetti, Piccioni e Francesco Di Paolo a ridosso di Cognegni. Molte più assenze per la Torrese, ben 7, Scimmia e Romanucci squalificati. Diversi infortunati, tra cui il centravanti Dal Cason. Gara che prende inizio con un Giulianova al piccolo trotto e Torrese a corte guardinga. Primo spunto al 22esimo, cross di Massetti per Cognigni che incorna a fil di traversa. Ma i giallorossi, che al 32esimo perdono per infortunio Federico Di Paolo al suo posto Di Giuseppe, sono lenti e compassati e la Torrese ne approfitta, passando in vantaggio al 35esimo con una bella azione personale di Ruggeri. Diagonale forte e preciso, imparabile per Boccanera. La reazione del Giulianova dopo 3 minuti, il cross questa volta è di Piccioni, sempre per Cognigni, il cui colpo di testa non è preciso. L'azione del 43esimo è l'emblema della giornata del Giulianova, Maffione impacciato, regala palla a Ruggeri che impegna Boccanera in 2 tempi. Nel terzo e ultimo minuto di recupero Cognigni in piena area lavora un pallone per Maffione, la cui conclusione è goffa. Dopo l'intervallo Lucarelli inserisce Le Noci e Tempestilli per Iacoboni e Zanon, ma c'è ancora lavoro per Boccanera al quarto minuto su un insidioso tiro cross. Al decimo chance enorme per il Giulianova, Francesco Di Paolo approfitta di una incomprensione nelle retrovie della Torrese e pesca il fallo da rigore del portiere Montese. L'estremo difensore però si riscatta, respingendo la conclusione dagli 11 metri del bomber Cognigni.
Allora Lucarelli gioca le carte Bittaia e Pera per Di Paolo e Massetti. Donatangelo calcia al lato dopo il suggerimento di Cognini. Poi è proprio Manuel Pera a trovare la parità al 22esimo. Il liscio di Mbup spiana la strada al bomber toscano che non si fa pregare. 1-1. Il Genova trova l'episodio che lo rimette in carreggiata, ma non coglie il momento. La manovra si fa frenetica, caotica. La Torrese non soffre e prima della mezz'ora ritrova il vantaggio al culmine di un'azione conclusa in gol da Besana. Giulianova tramortito e Torrese che dopo un paio di minuti sfiora anche la terza marcatura con Tamboriello. Nel finale ancora tanto caos e zero idee per la vice capolista che sfiora il gol con Cognini in pieno recupero, ma Montese dice ancora no. Così la Torrese si fa il miglior regalo di Natale possibile, mentre il Giulianova manda agli archivi una pessima giornata con Lucarelli e i giocatori che per svariati minuti vengono tenuti a rapporto dai tifosi per rendere conto di una prestazione per loro inaccettabile. Volley in chiusura, si giocherà solo in A2, infatti per quanto riguarda la Serie B se ne riparlerà soltanto a metà gennaio. In campo maschile martedì di Santo Stefano la SIA Cortona ospiterà alle 18 il Castellana Grotte in un vero e proprio scontro salvezza. L'Abba Pineto sempre il 26 alle 18 andrà a Ravenna e in A2 femminile la Sirdeco Pescara riceverà al Palaroma il Messina domani alle 17. E con questa notizia chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto sono disponibili online su YouTube e anche sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 19. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.